Non era una partita facile quella dell'Associazione Italiana Sommelier della Puglia. La candidatura a presidente nazionale del delegato di Foggia Emanuele Conte costituiva un nodo delicato del passaggio elettorale. Ma il voto è alle spalle. Il presidente nazionale Antonello Maietta ha trionfato anche a Bari e dintorni, ottenendo il numero di voti più alto dopo la Lombardia. Un successo politico per il presidente regionale Vito Santececere, che ora può continuare il percorso avviato nel precedente mandato. Le Puglie dell'AIS già hanno un programma già pronto per questi 4 anni, dove continuerà il percorso di comunicazione del territorio sia fuori dalla propria regione che all'estero. È un percorso che in collaborazione con gli enti di formazione regionali, con gli assessorati preposti tipo agricoltura e turismo, stiamo già programmando per i prossimi eventi tipo l'Expo, tipo il Vinitaly. In più continueremo a fare formazione sul territorio, perché c'è tanta richiesta verso i giovani, verso i nuovi produttori, verso quello che è il sociale. Una regione che ha riscoperto il gusto di narrare le sue tante identità attraverso i vini e non solo. Un'AIS Puglia che è stata protagonista al Consiglio Nazionale di Roma, forte dei suoi 1700 iscritti e di una linea verde che vede un protagonismo giovanile ormai da diverso tempo affermato. I delegati, come ad esempio Rocco Caliandro a Brindisi e Giuseppe Cupertino a Taranto, i sommelier in crescita progressiva, come Daniele Rigillo e Tony Riontino. E Giacomo D'Ambroso, che con oltre 300 voti è il consigliere regionale dell'AIS più votato del Sud Italia, uno dei vincitori in Puglia delle elezioni del 23 giugno. E la linea verde è destinata a continuare. Continuiamo a coinvolgere, tanto l'AIS non è fatta solo da un presidente regionale o nazionale, l'AIS è fatta anche di gruppi di lavoro delle delegazioni. E le nuove delegazioni stanno iniziando a formare i propri gruppi con le new entry, i nuovi corsisti, giovani e non, per dare un contributo. Poi diciamo giovani, è importante giovani ma anche nuovi associati. L'AIS Puglia torna da Roma con la convinzione e la serenità che il cammino intrapreso nel mandato precedente possa continuare con più forza di prima. Nel motore una benzina super, l'entusiasmo di una terra straordinaria.